Cari amici, buongiorno, benvenuti a questo nuovo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. E niente, oggi altra scialpinistica. Siamo partiti che c'erano meno 10 circa, quindi siamo ancora equipaggiati un po' da partenza. Comunque sì, fa un po' freddino quest'oggi, ma insomma un classico. E siamo partiti dal castello di Andraz e ora vedremo cosa fare man mano che saliremo, se fare il Monte Sief oppure la Forcella dei Serzas. Vedremo in corso d'opera cosa salterà fuori quest'oggi. Sicuramente comunque sarà da divertirsi oggi. Neve qua ne ha fatta e ce n'è, quindi problemi quasi zero. E niente, godiamoci un po' il panorama adesso nel bosco, perché poi usciremo e lì sarà veramente bello. Guardate che magia, Col di Lana e Monte Sief, e questo qui i Serzas, tutto qua. Poi qui abbiamo il Lagazuoi qua dietro, ma guardate, c'è un po' di crosticina sopra, ma è appena marcata, quindi insomma è abbastanza polvere di stelle qua, ragazzi. Guardate che spettacolo, ragazzi, e andremo su di là a fare il piccolo Serzas. Abbiamo deciso che è sicuramente una bella gita. E ci stiamo avvicinando verso la cima del piccolo Serzas. Guardate qua che figata che sarà sciare giù qua. Uno spettacolo davvero. Mamma mia che splendore. Guardate anche la marmolada giù in fondo. Guardate, trincee anche qui verso il piccolo Serzas. Che spettacolo. Adesso ci stiamo un po' girando per poi andare ad ammirare anche quello che sarà il Pizboè dall'altro lato. Guardate che figata. Guardate che panorami, ragazzi, che spettacolo. Cima piccolo Serzas, davvero incredibile. L'ultimo pezzettino qua, vabbè, abbiamo fatto a piedi, perché comunque sì, è un po' ripido, quindi sì, poi ghiacciato non si viene su con gli sci, insomma. Ma guardate che panorami, che spettacolo. Ora non ci resta che ritornare giù un attimino, da qui mettiamo poi gli sci ai piedi e poi giù a bomba, si spera. Ora facciamo poi in velocità due foto al volo e poi una bevutina e scendiamo. Con noi comunque c'è anche Flitter, ragazzi, vi ricordo che è un seguace, quindi se lui mi segue fatelo anche voi. Ragazzi, che proviamo. Thank you.
Ragazzi, inizio l'ultima parte nel bosco e dai, no no, gran sciatina, devo dire la verità, cioè, rispetto a quello che si trova attualmente in giro, cioè ragazzi, tanta roba, guardate. Oh oh, l'alberello, ah che pendio qua ragazzi. Il paradiso all'improvviso. Peccato che sia in dolce, va. Che figata! Monticello e ruscello. Mamma mia, che figata questo! Eccolo qui! Il castello di Anrast, ragazzi, e noi con quest'ultima, attenzione, curva, siamo il via alla fine della nostra gita di oggi, che quanto breve ma molto 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 intensa e remunerativa. Andiamo a togliere gli attrezzi, anche perché adesso qua c'è un po' di salita da fare e vabbè, no, è parcheggiato là, quindi amen. Vi tolgo, apriamo gli scarponi, ce l'ha un po' in colà. Dai, ultime considerazioni alla macchina. Bene amici, siamo arrivati alla macchina e che dire, 700 metri di dislivello, poco più,
5-6 km l'andata, Sì, sei sì, più o chilometri. meno 6 km. Gita relativamente semplice, non ci sono grossi pendii, insomma, anche diciamo che con un grado elevato di valanghe, magari vabbè, se uno proprio non se la sente sta un po' più giù, ma insomma è abbastanza facile senza tante problematiche, insomma, per il pericolo valanghe. Quindi diciamo gita approvata, numero 1, Setsas, laggiù in fondo. E niente, dai, ci vediamo alla prossima avventura, alla prossima sci alpinistica, si spera. Sperando che faccia ancora un po' di neve, perché comunque nella parte, diciamo, verso Belluno, Prealpi, Alpago, ha piovuto parecchio dopo la nevicata, quindi non è proprio ottimale. E sì, ce n'è un po' meno rispetto a qua. Qua comunque abbiamo quei 30 centimetri, che siamo a 1800 circa adesso, sì. Quindi abbiamo quei 30 centimetri che, insomma, ragazzi, si vola qua in confronto, eh? Veramente. Ragazzi, like, condividi e spero vi sia piaciuta almeno la gita. E noi, dai, ci vediamo al prossimo giro. Ciao Ciao. ragazzi, ciao.